Avviati oggi dal personale delle Ferrovie dello Stato i lavori sulla cinta muraria che costeggia la linea ferroviaria nel centro abitato di Gela. L'azienda mantiene così fede ai precedenti inviti che il Comune le ha fatto per tutelare la sicurezza dei cittadini. Dopo l'ordinanza del sindaco messinese che intimava di ristrutturare i parapetti, Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato la manutenzione e il rifacimento del muro, delle ringhiere sovrastanti, dei varchi e delle inferriate di confine. Gli interventi, che non avvenivano da circa 10 anni, riguardano soprattutto via Butera e Sette Farine. Una manutenzione molto più generale che riguarda sia le ringhiere che i muri di cemento armato che costeggiano la ferrovia che sul tratto almeno che transita dentro la città di Gela. Un intervento di manutenzione straordinaria che è stata sollecitata proprio per garantire questa sicurezza. Dopo anni di abbandono ci siamo accorti che c'erano dei punti veramente pericolosi dove mancavano le ringhiere e dove vi erano i muri che ormai avevano perso la loro consistenza. Un intervento che è già partito da una settimana dove praticamente si stanno, dove è possibile, riprendere le strutture intervenendo e ripristinandole, e in alcuni tratti addirittura verrà abbattuto il muro e verrà ricostruito. Quindi un intervento molto rapido da parte delle Ferrovie dello Stato, grazie anche all'interlocuzione che ha condotto l'assessore Flavio Di Francesco, che sin dal mese di febbraio ha avuto rapporti con la ferrovia e si è arrivato di fatto ad oggi che si stanno finalmente intervenendo per riparare questi danni che abbiamo segnalato. Ma le zone interessate, come diceva il sindaco, sono tutte quelle che riguardano il tratto cittadino, in particolar modo qui in via del Verrocchio e via Leonardo della Vinci. Stiamo andando a recuperare il muro, quindi a fare di manutenzione straordinaria, ma il tratto più importante sarà vicino al passaggio di livello di via Butera, dove il muro sarà totalmente abbattuto e rifatto nuovo, più alto, e quindi chiaramente ricordo delle ferrovie, però mi sottolineavano che erano da 10-15 anni che non venivano fatti i lavori di manutenzione, quindi questo diciamo è un vanto per l'amministrazione aver trovato questa interlocuzione con le ferrovie veramente in tempi veramente brevi, perché 3-4 mesi per la pubblica amministrazione sono tempi brevissimi, e poi siamo molto contenti di questo. Questo va in concomitanza al fatto che le ferrovie stanno facendo dei lavori anche nella linea ferroviaria per rendere più veloce il tratto che passa da Gela.